Accoglie a Volturno una serata importante. L'amministrazione comunale inaugura la nuova mensa scolastica finanziata con i fondi PNRR. Abbiamo seguito l'evento. Una grande soddisfazione poter completare o meglio aggiungere un tassello al programma di edilizia scolastica dell'amministrazione comunale che si è avviato ormai quasi più di 20 anni fa con la demolizione e ricostruzione dell'edificio e poi piano piano si arricchisce, si completa con nuove strutture. Oggi inauguriamo la mensa con il punto cottura e riportiamo la preparazione dei pasti per la mensa scolastica degli alunni della scuola primaria proprio sul posto. È un risultato importante perché garantisce una maggiore qualità dei servizi e potenzia l'offerta formativa del plesso di Colle a Volturno, che è la sede centrale dell'istituto comprensivo e che da ben 40 anni offre il modello del tempo pieno come forma di organizzazione didattica molto apprezzata dalle famiglie. È una grande soddisfazione, una grande conquista dell'amministrazione comunale e quindi di tutta la scuola. Avremo una nuova mensa, una nuova cucina a scuola. Sarà sicuramente tutto diverso con i piatti direttamente cucinati qui e poi ci piace sognare in grande, quindi questo permetterà anche di ospitare giovani, magari pensiamo a un Erasmus, pensiamo a un'ospitalità di giovani provenienti dall'estero, ma anche di realtà locali con cui potremo fare grandi cose sul posto. Io vedo un bel futuro e mi auguro di non veder male. Un po' tutte le amministrazioni, devo dire, e in primis l'amministrazione di Colle a Volturno, si impegnano tanto per la scuola, per questo territorio e quindi lottiamo con le forze scolastiche affinché si vada contro la tendenza dello spopolamento per invece arricchire di nuovo questo territorio che offre tanto da ogni punto di vista.